Abbiamo già sperimentato nel lungo periodo dell'emergenza sanitaria i cambi di orientamento di un governo sempre più forte con i deboli e debole con i forti. C'è una parte del Parlamento però che intende difendere a tutti i costi quella parte debole della società che non ha voce e che ritiene che alcuni diritti fondamentali della persona umana siano stati violati. Nelle nostre scuole, ad esempio, ne sono accadute di tutti i colori. Docenti sospesi dall'esercizio della professione e poi demansionati, nonostante fossero sani solo perché non vaccinati. Quarantene differenziate per gli studenti senza un minimo di rigor logico. Obbligo vaccinale imposti fino al 15 giugno 2022 per tutto il personale scolastico senza alcun senso. Il governo è intervenuto senza un minimo bilanciamento tra i diritti costituzionalmente garantiti. Da una parte sono stati messi i buoni, quelli vaccinati, a prescindere dall'età. Dall'altra parte i cattivi, docenti ed alunni non vaccinati, da dover escludere ed estromettere ad ogni costo. Gli effetti nefasti, come sempre, si sono riversati in primis sulle fasce deboli e meno tutelate della popolazione. Bambini, ragazzi non vaccinati, nell'incertezza del rapporto rischi-benefici delle iniezioni in varie fasce d'età, si sono visti dapprima emarginati dai loro compagni e poi addirittura dalle istituzioni scolastiche e poi per non parlare dalle competizioni sportive. La normativa sulle quarantene differenziate contenute nel decreto legge 5 del 2022, assolutamente discriminatoria, poteva rappresentare però un precedente da tenere presente in considerazione delle norme successive contenute in quest'altro decreto legge, perché quando si fa un errore si può tornare indietro. Questa era l'occasione giusta, per esempio, per risolvere la questione dell'obbligo vaccinale per il personale docente, come per altre categorie di professionisti come medici, infermieri, personale delle forze armate, rispetto a cui l'introduzione di un termine dilazionato per adempiere al 15 giugno o al 31 dicembre 2022 non ha alcun senso pratico, logico, giuridico. Era l'occasione per fare un passo indietro e per poter cercare una prima riappacificazione, perché c'era e ci poteva essere l'iter parlamentare di questo decreto legge. Il governo però ha deciso, come sempre, a testa bassa, senza ascoltare la voce critica, non tanto dei parlamentari di minoranza, ma dei componenti della società civile. Andate a chiedere fuori da quest'aula cosa si pensa del prolungamento degli obblighi vaccinali, oppure della proroga ad libitum dello stato di emergenza. Le abrogazioni di oggi non cancellano l'onta di ieri. Ecco perché sarebbe stato più opportuno chiamare questo testo decreto delle occasioni perse, più che decreto riaperture. Gli emendamenti non sono stati proprio trattati nelle aule, concludo Presidente, e invece ci troviamo di fronte ad un pacchetto che è un prendere o lasciare. Chiaramente noi diremo no a questo insieme di misure che continuano ad essere vessatorie per i cittadini, come l'articolo 8 in materia di obbligo vaccinale e l'articolo 3 sui poteri eccezionali attribuiti ancora una volta all'onnipotente Ministro della Salute. Grazie.